Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra la festa di San Lorenzo, diacono e martire. Lorenzo era un diacono della Chiesa di Roma, martirizzato sotto l'imperatore Valeriano nel 258 d.C., 10 agosto, quattro giorni dopo che furono arrestati e martirizzati, tra l'altro, il Papa Santo Sisto II, con altri quattro diaconi colleghi di San Lorenzo. San Lorenzo venne martirizzato qualche giorno dopo, come sappiamo dalla tradizione, raccolta da Sant'Ambrogio. Prima fu torturato con varie forme di flagelli, curi, eccetera, poi fu posto sulla graticola e infine decapitato. Il motivo per cui fu martirizzato è che il decreto dell'imperatore ordinava, in tempi di persecuzione alla Chiesa, fossero confiscati, quindi consegnati all'impero, i tesori della Chiesa. E siccome voi sapete che i diaconi un tempo amministravano e avevano il servizio della carità, quindi di provvedere, di portare lo necessario ai poveri della parrocchia, quindi i funzionari dell'impero pensavano che ci avessero un sacco di soldi, quindi anche l'amministrazione dipende dalla Chiesa. Quello che San Lorenzo, quando gli chiesero, dice: noi vogliamo i tesori della Chiesa, ha raccolto tutti quanti i poveri e i malati, ecco le tesorie della Chiesa. La cosa più preziosa che noi abbiamo è questa, perché Gesù si è identificato con loro e ha detto: chi accoglie uno di questi ultimi della terra accoglie me, quindi questi sono i nostri tesori, se li vuoi prenditi pure, insomma, no? E poi è stato preso e martirizzato. Il suo nome è nel canone romano, come sentiamo questa sera, che è una delle preghiere più antiche della Chiesa latina, in cui occupano un posto insigne a fianco agli altri martiri. Le letture che abbiamo ascoltato ci ricordano due cose, no? Il dono, che è stato anche ritornato molto bello del Salmo responsoriale, che riprende una frase molto bella di San Paolo: il Signore ama, dona con gioia. I diaconi, adesso sono stati anche ripristinati nella Chiesa, rappresentano nella Chiesa proprio un'immagine di Cristo servo, cioè di colui che dona e si dona gratuitamente. Quindi non dona soltanto cose, che è già molto, ma dona anche se stesso. Ecco, San Paolo ha comandato che la nostra vita di donazione va vissuta nella gioia. Per noi figli di Dio vale una massima, sempre biblica, che vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Noi siamo contenti quando possiamo dare e darci, ecco, perché la legge dell'amore è che solo chi dà riceve, dice Gesù, 100 volte tanto. E non devi avere paura, perché anche se tu dai tutto, come ci dice nel Vangelo, ricevi 100 volte tanto in questa vita, quello che hai dato, più in paradiso dopo. Ecco, però la logica dell'amore richiede questo, quindi la non paura, ripeto, nel dare, nel donare, nel donarsi. Quindi quando facciamo l'elemosina, che è una forma molto piccola, ma anche molto consistente, molto significativa nel dare, più siamo generosi e meglio è. Ricordate che se uno vuole una vita benedetta, si spenda e si dia e dia più che può al Signore, tutte le cose possibili, sia come tempo, sia come denaro, sia come energie, eccetera, tutte quante le cose buone che vi possono dare. Io raccomando sempre, poi piano piano sentiremo nel corso della mia presenza qui, il buon uso dei soldi. I soldi non sono una cosa brutta, dipende dall'uso che ne facciamo. Con i soldi si può fare tanto bene, si possono fare messe per i defunti, si può fare la carità ai poveri, la carità intelligente, quindi a chi realmente ha bisogno, si possono dare alle missioni, si possono dare alla Chiesa, per le sue necessità, ci cioè sono molte forme in cui possiamo, ecco, valorizzare quello che San Francesco, come nella festa di Santa Chiara, chiamava non senza ragione lo sterco di Satana, d'accordo? Perché tutti quanti vogliono i soldi per se stessi, d'accordo? Per godersi la vita. Noi figli di Dio vogliamo i soldi, vogliamo, se il Signore ce li dona, sappiamo come usarli per la sua gloria e per il bene del prossimo. E San Giovanni nel Vangelo ci ricorda, San Lorenzo è stato un martire, che ha vissuto questa cosa, diciamo, alla lettera: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto, no? I Santi Padri dicevano che il sangue dei martiri è il seme di nuovi cristiani, quindi coloro che il Signore chiama ad associare al mistero della sua passione proprio in forma reale. San Lorenzo sparso il suo sangue, non so se sapete che
non molto lontano da qui, ci sono stato un paio di volte quando ero a Latina, in un paesino che si chiama Amaseno, c'è tuttora una chiesetta dove c'è un'ampollina con il sangue di San Lorenzo, è come San Gennaro, che si liquefà il 10 agosto. Io un paio di volte sono stato, visto con gli occhi miei, e c'è insomma un'ampollina che raccoglie il sangue di San Lorenzo da queste parti, quindi ha proprio versato il sangue, però per tutti noi vale comunque questa regola, ogni volta che un incontro autentico con il Signore comporta sempre un prima e un dopo. Quando uno incontra veramente Gesù, alcune cose diciamo muoiono, nel senso che non ci sono più, perdono importanza, e altre nuove nascono. Quando Gesù dice chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo, non è che noi siamo folli che odiamo la vita, no, diciamo così, prendiamo le distanze da una vita lontana da Dio, che pur sotto il miraggio molte volte di false felicità, produce soltanto la morte del cuore. Chi ama questa vita purtroppo la perde, d'accordo? Quindi va incontro di delusione in delusione, di depressione in depressione, di angoscia in angoscia. Ma chi perde questa vita e si apre alla vita che porta Gesù, e alla gioia che porta Gesù, la trova e la conserva per la vita eterna. Gesù chiude dicendo: se uno mi vuol servire, mi segue. Molto, molto bello, per ricordarci che il modo con cui Gesù si propone a noi è sempre appunto quello di rispetto della nostra libertà. La fede non si impone e Gesù non si impone mai a nessuno, perché la logica dell'amore è quello semplicemente di proporsi, di invitare, di esortare, di sempre nel rispetto della nostra libertà. La grazia di Dio non fa un passo dentro di noi senza che noi gli abbiamo dato permesso. Noi stiamo celebrando la novena dell'Assunta, dobbiamo sempre ricordare che l'Assunta è l'ultima conseguenza di una vita perfetta vissuta dalla Madonna. Però pensate, noi ci pensiamo poco, che quando Gesù ha deciso di diventare carne, ha chiesto il permesso alla Madonna. È andato nel canto di Luca e ha detto: guarda, questo sarebbe il nostro Signore, quello che vuole fare. Tu che dici? Se la Madonna avesse detto di no, guardate che il verbo non si coltiva carne, la Madonna ha risposto: ecce ancilla Domini, ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la sua parola, ha risposto bene. Però anche Maria Santissima sa che con Gesù, vivendo con lui un rapporto di amore, il rapporto di amore è un rapporto di libertà assoluta, cioè di accoglienza volontaria e di ricambio volontario alla più assoluta gratuità. E se noi non apriamo le porte al cuore di Gesù, lui non entra. E se noi non ricambiamo l'offerta d'amore che lui ci fa, non succede niente nella nostra esistenza. Quindi è molto importante che sempre torniamo, anche nella preghiera, a riflettere sull'importanza della nostra libertà e del nostro libero arbitrio, chiedendo l'intercessione di Maria Santissima, che impariamo ad usarlo bene perché possiamo accogliere tutti i doni che il Signore vuole darci e ricambiarlo come merita per trovare, come ci dice, la vita non solo in questo mondo, ma anche conservarla per la vita eterna. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.